Ehi la ciurma! Io sono Mazzio Tess e benvenuti, ben ritrovati in questo episodio di Expeditions Conquistador! Nello scorso episodio ci siamo lasciati, nello scorso video, episodio, quel che è, ci siamo lasciati dopo aver scoperto quella triste verità sulla moglie del nostro amico di Santo Domingo. L'abbiamo vendicata però perché quei brutti selvaggi sono andati a fare compagnia agli spagnoli sottoterra e stavamo finendo di esplorare la zona delle montagne, di cui ci mancano ancora parecchi cairn, se non ricordo male. Mappa di montagne, 6 di 10, quindi ce ne mancano ancora 4. La zona che non abbiamo esplorato era questa qua sulla destra verso la costa, se non ricordo male, quindi direi che potremmo provare a scendere in questa direzione seguendo magari questo sentiero. Ah, ma dovevamo accamparci, ottimo. Cioè, va ottimo, più o meno. Quanta carne c'era rimasta? Ah, ok, abbiamo carne praticamente per tutti e questa è una buona cosa. Alejandro Pintado non ha niente da conservare, quindi metterei a cacciare. Guardia 59% però non è tollerabile, perché è troppo pericoloso. 71, non so se metterne un altro. 76 68. Questo lo mandiamo a cacciare. Aumenta di poco, però meglio che niente. Tanto erboristeria non dovremmo averne troppo bisogno, speriamo. E ci accampiamo. Niente, ci hanno rubato 6 di metallo e abbiamo ottenuto solo 6 unità di carne. Abbiamo una sfortuna proprio tremenda. E non abbiamo nessuno che può salire di livello, no? No, 90. E abbiamo bisogno di quanto per far salire di livello? 100. Cioè per 10 punti esperienza non possiamo far salire nessuno di livello. Ma che cribbio. Riusciamo ad arrivare là per caso? No. Per poco. Quindi direi che andiamo dritti, proseguiamo per la nostra strada verso la costa, dove almeno è facile difendersi ed è facile cacciare. Allora, ah, siamo già in costa? Sì. Ok, ottimo. Allora farei che ne togliamo uno dalla guardia e ne mettiamo uno alla caccia, così possiamo procurarci un po' di provviste. Ma quasi quasi potremmo accapparci anche un paio di notti qua a riempirci di carne e provviste. Così non dovremmo avere problemi per un po'. Allora, continuiamo così. Allora, razioni. Mettiamo però carne a tutti, perché sennò... Ma continuiamo a ottenere solo 12, non è che ne mettiamo da parte molte così, eh. Se mandassimo anche lui a cacciare, com'è il discorso? Proviamo. Ma 13 unità di carne, non è che ne abbiamo ottenute molto. Allora ne mettiamo uno a conservare. Lui può conservare, sì. È tornato quasi a mani vuote. No, non è poi così fattibile il discorso, eh. Proviamo ancora un giro a vedere se per caso guadagniamo qualcosa. No. No, 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 no. Niente, non ci abbiamo guadagnato nulla a stare sulla costa. Ho detto, vabbè, magari stando sulla costa può essere... Ok, torniamo in qua. Perché gli altri cairn non hanno proprio idea di dove possano essere a sto punto. Oh, qua non c'è nulla, mi sembra di capire. Boh, proviamo a risalire un po' di qua. Vedere se ci siamo persi qualche cairn qua nei dintorni. Forse qua su, boh. Proviamo a vedere. Dubito, forse era su in cima. Allora, mettiamo lui a cacciare. E facciamo così. Facciamo così. Cioè, qua che difficile. Abbiamo trovato 19 unità di carne.
Qua si può salire, vediamo se troviamo qualche cairn in questa direzione, perché mi sto rompendo questa discussione dei cairn, ma... Ah, ce n'è uno dall'altro lato, ma come ci si arriva di là? Cioè, che giro fa per arrivarci? Ah, su di qua, ma non siamo passati di là? Mai? Allora, adesso mettiamo a parte che tutti devono mangiare carne stanotte, visto che l'abbiamo trovata così tanta. Però Aleandro Pintado mi sa che deve conservarne 8 unità, sì. Sarà un po' difficile la caccia a sto giro, ma... Ha trovato solo 7 unità di carne. Peccato. Peccato davvero. E qua continuiamo a non guadagnare esperienza, però... Ah, qua c'è una cassa e là c'è il cairn. Allora, Pintado, vai a cacciare stanotte. Qua dovremmo consumare 4 delle 8 unità di provviste che abbiamo fatto. Speriamo un po'. Oh, solo 8 unità di carne. Come mi piacerebbe far salire qualcun altro di livello? Per poter ottenere un pochettino. Mancano solo più 3 cairn. Chissà dove sono finiti quegli altri. Mi sa che andrò a trovarli poi magari off camera. Perché qua se no non finiamo più. C'è un maiale qua. Ma qua in alto non c'ero mai stato forse. Possibile? Questa è una zona che abbiamo esplorato però. Più o meno forse. Razioni, no, vai così. Vai. Solo 8 unità di carne. Un evento, cosa succede? I tuoi cacciatori ritornano dalla battuta serale con il pecari più grosso e succulento che tu abbia mai visto. Rafael Lopez entra nella tua tenda con un ghigno, trasportando maldestramente l'ingombrante animale. Abbiamo trovato questo bestione di un maiale vicino a uno stagno. Dovete decidere voi cosa farne. Io direi mettetelo da parte con le razioni che ne ricaveremo, andremo avanti per un pezzo. Se no, beh, potremmo anche festeggiare effettivamente. Dai, non siamo messi così male come provviste. 86, è vero che sono un po' scarsine, però per un po' di giorni durano. Poi ce n'è un altro qua. Dai, festeggiamo. I tuoi cacciatori sorridono e vanno a preparare la carne. Il pasto è delizioso e ci si può servire a volontà. Tutti mangiano di gusto e poi si ritirano felici nelle loro tende. Gli avanzi vengono buttati. Ma come vengono buttati? Sei in mezzo alla giungla sperduta del Sud America e buttate gli avanzi di maiale. Ma dai! Ma con che coraggio? Ah, c'è un altro cairn qua sotto, sì. Ne manca solo più uno. Dove sarà l'ultimo? Qua ci sono delle erbe però che non abbiamo ancora mai preso. Non mi sembra di vederlo là sotto. Proviamo a tornare qua su. Vedere se per caso è in questa zona. Dobbiamo accamparci di nuovo. Abbiamo da conservare quel maialonzolo là. Allora, segniamo tutti i carne innanzitutto. Ce ne sono 7 da conservare e facciamo fare al nostro Aleandro Pintado. Caccia solo 59%, vediamo cosa... Vabbè dai, 7 unità di carne. Pensavo peggio. Allora, vediamo... Dove potrebbe essere l'ultimo adesso? Qua c'è un tesoro però, quindi vuol dire che non è una zona che non abbiamo esplorato questa. Proviamo ad andare di qua, vediamo se per caso... Ma poi così in alto non mi sa... Ah, eccolo, è lui l'ultimo. Eh sì, eh sì. Mi sa che riusciamo a concludere in questo episodio questo discorso dell'esplorazione delle montagne. Allora, sì, andiamo così. 13 unità di carne. Splendido, così ne abbiamo anche due da mettere da parte.
Ma sì, e quindi abbiamo guadagnato dell'esperienza. Ah no, 9 di 10, ne manca ancora uno. Oddio, dove sarà l'ultimo? Qua fa il giro largo. E proviamo a fare il giro largo. Ah, no, fa il giro di tutte le montagne. Oddio. Ah, però qua mi dice un luogo di interesse, che non sia quello là. Aspetta, a meno che quello là non sia... No, dintorni. Quello dovrebbe essere ben il... Però, aspettate un attimo, ci sarà un modo per... effettuare quello spostamento. Allora, muovi a sinistra, a destra, avanti, indietro. Ruota a sinistra, ruota a destra, ingrandisci, riduci, evidenzia... Cos'è evidenzia? Left, alt. Dopo guardiamo, screenshot, vabbè. Tasti rapidi mappa. I, O, P... L M quadro comandi, ok. Termina turno, cambia arma. No, questo è per la battaglia, ma per il movimento non c'è un modo per fare il movimento. Evidenzia, no. Inventario, obiettivi, spedizione. Io, PLMC, backspace. Allora, innanzitutto, questo evidenzia, che cosa evidenzia? Boh. I. Ok. O. Ok. P. Ok. L. M. Backspace. Ah, cos'è quadro comandi? Ah, forse è tipo per i codici. Apri mappa, ok. E si calcola percorso, ma... Vabbè, ci muoviamo per ora fin qua e poi vediamo un po'. Riapriamo la mappa e ripremiamo qua allora. Ok, ci fa andare là. Allora, noi scendiamo in qua. Ma ci dovrebbe essere un pulsante, forse per fare il movimento. Forse col tasto destro succede qualcosa, boh. Razioni, mangiate tutti carne. E un dottore lo mettiamo a conservare la carne. Ne hanno portate solo 7 sto giro. Porca miseria. Allora, facciamo di nuovo che andare in qua. Probabilmente sarà quello allora l'altro cairn. Ah, non ho provato il tasto destro. Vediamo un attimo il tasto destro se fa qualcosa. No, il tasto destro muove la mappa. Invio. Control, Shift. Alt, Tab. No. Mi sa che devo per forza premere. Però è strano, non c'è modo per dirgli fai i movimenti che ti ho segnalato. Infortuni. Ok, fine movimento, cos'è fine movimento? Sì, ok, ma no, non mi interessa questo, aspetta. Se torniamo indietro, allora, abilità tattica avanzata, termina turno, modalità distanza combattimento, benvenuto. Ok. Ah. Il luogo selezionato in quel momento, cliccaci di nuovo per raggiungere il luogo selezionato. Puoi mantenere premuto il pulsante di evidenza per vedere quali oggetti della schermata sono interattivi. Ah, ok. Però no, si vede che non c'è un modo per fare il movimento indicato. Consumiamo dell'altra carta. Oh, ne abbiamo ottenuto i 13. Ottimo. Allora, quindi andiamo là.
Ok, poi vediamo se per caso è giusto quello che stiamo facendo. Sto giro, mangiate tutti carne e il dottore lo mettiamo a conservare altre 2 unità di carne. Ottenuto 2 razioni. Ah sì, perché ho conservato la roba là. E allora, mappa di nuovo, sta roba qua, luoghi di interesse. Se premo qua non succede un Kaiser. Allora, andiamo là. Come avrei mai potuto capire che dovevo fare sta roba qua? Non lo so. Ah, per poco non posso andare al laghetto, vabbè. Conservo. No, io non metterei conservare, metterei a cacciare perché già non abbiamo tanta probabilità di caccia. Ma sono tutti entusiasti adesso, visto che abbiamo fatto quella festa con il cinghiale e il pecari. Ok. Ah, tra l'altro qua abbiamo ottenuto dell'altra esperienza. Cosa farei salire? Io farei salire di livello un altro cacciatore. Perché abbiamo bisogno davvero di molta carne. E quindi tipo Lopez, che è l'altro cacciatore. Allora, faccio salire. Farei Arco. Ok, e metterei 3 punti in caccia. Così che adesso quando ci accampiamo dovremmo avere più possibilità, no? Dov'è? Cos'è quello? È un forziere. Andiamo là o andiamo al luogo di interesse? Al luogo di interesse è là. Ma io andrei al forziere e poi domani andiamo al luogo di interesse. Che spero sia il Cairn a questo punto. Ma mi sa di sì. Sì, infatti. Ma a saperlo prima l'avrei fatto così da una vita. Sì, ci fermiamo un attimo prima. Ah, oh no, ok, però l'ha tracciato comunque il discorso delle montagne. E pappapero. 2 di conserva, mettiamo lui a conservare allora. Caccia è salito discretamente. No. Abbiamo perso 10 unità di corda. E come? Ho fatto salire quello di abilità di caccia e sono tornati con 7 unità di carne. Ma cosa ho fatto salire di abilità a fare allora? No, c'erano delle erbe anche là dietro. Mannaggia la miseria, mannaggia. Vabbè, andiamo in là. Mi sa che non gira molto bene stavolta. No, lui lo metterei a fare un po' di erboristeria, visto che l'altro ha più abilità di caccia sto giro. Ma come ha fatto a perdere altre robe, sti pezzenti? Del legname sto giro. Abbiamo dei servi che rubano come se non ci fossero domani. Ah, ci sono altre erbe anche qua. Devo prendere anche le altre erbe. Mangia tutti ca... No, mangiate carne, ok? Ok, 12 unità di carne, ottimo. Magari riusciamo ad andare un po' meglio con questo discorso qua, non lo so. È vero che qua abbiamo difficoltà alta di caccia, però, boh, fino a una certa. Allora, vorrei tornare in città più che altro per discutere con il tizio della morte della moglie. C'è una triste notizia, però bisogna pur dargliela, quindi andremo a parlargliene. Cosa faccio? Lo faccio erboristare o gli faccio tenere una... No, lo faccio erboristare. Cribbio, solo 7 unità di carne hanno trovato. Ok, devo andare in là. Buono sapersi. Ah, ma tanto qua torniamo poi sulla strada, quindi... Ah, è là l'affare. Spray Walt. Ah, mi evidenzia gli affari. Ottimo, buono sperso. E accampiamoci qua, fuori dalla strada.
La guardia è più difficile. Ma perché è diventata così difficile la guardia? Io non capisco. E tu mettiti a cacciare però piuttosto che. Visto che abbiamo 12 unità di carne. Perché continuiamo a trovarne 12? Che è giusto uno in più. Allora, dov'è l'entrata qua? Là, ci arriviamo oggi? Sì, ok. Dov'è il tizio che dobbiamo dargli la brutta notizia? Qua abitava, vero? Mi sa di sì. Fai un gran respiro, bussi la porta della dimora di Marin Cocero. Ciocero. Questi risponde con una strana ma familiare espressione di preoccupazione mista a speranza sul volto. Ma non appena si rende conto che sua moglie non è con te, la sua speranza di rivederla si affievolisce. Ho paura di avere brutte notizie per voi, signor Cocero. L'uomo non dice nulla. Si limita a fissarti con il volto congelato in un'espressione di incredulità e terrore. Vostra moglie è stata uccisa sulle montagne. La sua pattuglia è caduta in un'imboscata dei nativi. Non ci sono superstiti. Per un attimo credi che crolli in lacrime, invece faticosamente si riprende dallo shock e si ricompone con evidente sforzo. Grazie, capitano. Ora posso smettere di preoccuparmi e cominciare a piangere. Estrae il medaglione di Luisa dal tuo bagaglio e lo consegna al vedovo. Egli lo afferra e lo tiene in mano senza aprirlo. Sono un uomo ricco, capitano. Vi meritate una ricompensa per avermi dato ciò di cui avevo bisogno, per chiudere con il passato e andare avanti. I miei servitori porteranno il tesoro alla vostra carovana con la mia eterna gratitudine. Ora, se volete scusarmi, io. Di fronte alla tua dimostrazione di compassione, Cocero alla fine scoppia a piangere, voltandosi subito per nascondere a te e ai tuoi uomini i suoi singhiozzi. Alza una mano debolmente in segno di gratitudine e si affretta a tornare in casa, chiudendo dolcemente la porta alle sue spalle. Che tristezza. Pover uomo. Poveraccio, sul serio. Qua abbiamo qualcosa da fare ancora in città. Controlliamo bene il. Ok, non desidera essere disturbato. Vabbè, peggio per lui. Mercato, vediamo un attimo. Cosa potremmo. Allora, non vogliono tesori. Qua che cosa. Costano 100 tesori. Le provviste. Le medicine invece costano 137, ma ne abbiamo parecchie di medicine. 177, ma comprerei un po' di attrezzatura effettivamente, magari, eh. Visto che abbiamo un po' di tesori. Sei. Sì. Come si chiamano? 6 attrezzature. Così la diamo magari ai. Allora, qua abbiamo 3 di equipaggiamento. Possiamo metterli. Allora, no, vabbè, loro ce l'hanno sul fucile e ci sta, appunto. Hanno però anche l'arco corto, volendo. I medici di solito non li utilizzo. Darei magari, allora vabbè, qua a quest'altro soldato, questo non ha equipaggiamento ma di solito non lo chiamo in battaglia. A lei, a Isabella, darei, a Isabella, darei, ah no, mettiamoli magari in difesa effettivamente. Quanti equipaggiamenti mi mancano? Solo uno, no aspetta, allora togliamo, mettiamo due qua e ne metto. Due ad Alberto Echeverria. In difesa, sì. Ah, ma posso scegliere tra leggero.
pesante. Toledo, cos'è nessuno? Se mettessi in pesante. Ah no, non posso mettere in pesante. Ah, ok, se vado oltre con gli affari. Ok, ha senso. Ah, qua può curare i tizi, ma effettivamente l'aveva già detto. Ma posso comprare delle altre. No, vabbè, un po' di tesori me li tengo perché potrebbero sempre servire. A parte che me li rubano di notte, però. Quello è un altro discorso. La cattedrale è vuota, boh, niente. Ok, quindi qua mi sembra che abbiamo finito. Dovevamo andare a vedere questo cairn qua sotto. Cioè, dovrebbe essere un cairn, credo. Andiamo a vedere se è il cairn di quell'evento là, così almeno possiamo anche concludere quel discorso. Ci restano solo 7 movimenti, quindi facciamo che entrare dentro la foresta perché sennò è un macello per quanto riguarda sia la caccia che la guardia. Abbiamo 6 da conservare, allora mi sa che. Cosa faccio? Metto questo. No, allora, prima di tutto, mangiano tutti carne? No, e infatti, ora ne abbiamo solo uno da conservare. Mi sa che. Non so se. Eh sì, dai. Tu fai che conservare la carne così magari anche solo per uno. What? Mi hanno rubato 501 unità di tesori. Io ho appena detto che me li rubano e me li hanno rubati sul serio. Sti pezzenti, va, non si può più lavorare. Ok, abbiamo completato anche traccia mappa dei dintorni. Prendiamo delle erbe, prendiamo delle altre erbe. E ci accampiamo qua sulla spiaggia. Magari adesso che abbiamo un tizio che ragiona con la testa e caccia bene, riusciamo a fare un po' di caccia. Allora, lui lo metterei però effettivamente in erboristeria, che ci può stare. Abbiamo ottenuto solo 11 unità di carne, vabbè. Facciamo che fermarci un'altra volta qua, così facciamo un altro po' di medicine. Oh, 17 unità di carne, inizia a ragionare il discorso. Conserviamo. Vediamo se riusciamo. Allora, tutti mangiano carne, sì. Allora, se facciamo così. No, no, non lui. Lui va a cacciare. Lui è Pintado che conserva la carne. Vediamo come va. Sì! Altre 17 unità di carne. Ma allora mi accampo di nuovo. Se riusciamo a fare un po' di carne in questo modo. Ottimo! Un altro giro? 11 unità di carne, vabbè, buono, siamo ritornati a più di 100 razioni. Mi sa che fermarci sulla costa adesso che abbiamo due cacciatori buoni è un buon discorso. Allora, arriviamo ancora fino a prendere quelle erbe medicinali là e poi direi che ci fermiamo. Ah, qua c'è una cassa. Aspetta, prendiamo la cassa. Prendiamo le erbe medicinali e poi ci fermiamo, anche perché dovremo poi affrontare il ragionamento delle prossime missioni. Perché come missioni cosa c'era? No, questo è il registro degli eventi. Le missioni vediamo cos'è che era. P, no? O? Obiettivi, sì. Cosa vuol dire? Consolida la tua mappa di montagne quando campi. Ah, contestuale, consulta la mappa di montagne. Assegna un membro dell'espedizione al consolidamento della mappa di questa regione, sfruttando al massimo le tue nozioni. Ciò raddoppierà l'esperienza ottenuta con il ritrovamento dei monoliti corrispondenti. Ah, ma tutte queste robe qua non me le ero perse nel frattempo. Cosa succede se gli faccio consolida? Ma ricordiamocelo per il prossimo giro. Allora, facciamo che salvare però adesso. Allora, qua su Mazzetes 1. Ok, quindi aveva un senso quel discorso. Però no, quindi l'altra cosa era dello sciamano e quello della missione del governatore. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!